Buongiorno sole. Era così che iniziavano tutte le giornate di Mimosa, una ragazza dal viso acqua e sapone, incorniciato da boccoli color miele, che cadevano sulle sue morbide spalle, leggeri come la neve. Era difficile darle un'età. Se rideva, sembrava una bambina. Quando si arrabbiava invece, beh, diventava una donna che sapeva quello che voleva. Ma lo faceva per finta, perché lei era sempre contenta. Era la sua dolce maledizione. Non riusciva mai a tenere il broncio. Diceva, è tempo perso. Quindi tutte le mattine si svegliava già con un bel sorriso addosso, apriva la finestra e lo offriva al suo amico lì in alto, che in realtà, a dirla tutta, mica aveva mai risposto al suo saluto. Lui restava impassibile a tutto. Ma lei pareva non dare importanza alla cosa. Prima o poi riuscirò a farlo parlare, diceva sicura. E Mimosa era una tosta. Una che se si metteva in testa una cosa, mica la mollava. Come successe per quel fiore timido che trovò in un tiepido pomeriggio nascosto nell'angolo di un parco. Era solo in disparte, quasi non volesse farsi vedere, quasi si vergognasse del suo aspetto. Era l'unico fiore completamente bianco, in mezzo a distese di petali dalle mille sfumature, rossi, verdi, blu, viola. Per tutti quanti lui era quello strano, venuto male, da evitare. Ma per Mimosa no, per Mimosa. Lui era uno speciale. Un'anima troppo pura che non aveva di certo bisogno di vestirsi con un nuovo colore, ma solamente di calore. Se lo portò a casa, lo mise sopra il davanzale e lo presentò al suo amico Sole, che tanto per cambiare rimase zitto, senza far trapelare nessuna emozione. Anche se a lei, un'inguaribile romantica sempre alla ricerca di attimi da indossare, sembrò che un raggio venisse nella sua direzione. Come a dire, piacere, mio piccolo fiore. In quel preciso momento Mimosa sentì un brivido bussare alle porte del suo cuore. Era la felicità che le voleva dire grazie per averla fatta sognare. Divennero subito inseparabili, tre amici completamente diversi che avevano in comune solo i silenzi. Ma si sa che quando vuoi veramente dire qualcosa, mica parli. Così passavano la loro vita, a raccontarsi, ad ascoltarsi con gli sguardi. Affidavano al vento i loro pensieri ancora caldi, le loro storie fatte di piccoli e grandi momenti, di piccole delusioni e grandi traguardi. Lei nel frattempo divenne una donna meravigliosa, una moglie premurosa, una mamma affettuosa e una nonna giocherellona. Finché un giorno, era l'8 marzo, quella finestra che per tanti anni aveva fatto entrare le prime luci del giorno non si aprì, restò chiusa. Nessuno però sembrò accorgersene. Tutto continuava lentamente a scorrere, ma all'improvviso scese il buio, un buio pesto, un buio che fece scomparire dagli occhi le forme del mondo, ma solo per un attimo soltanto. Quando la luce tornò ad illuminare ogni spazio, tutto era rimasto uguale al proprio posto. Solo il fiore, sopra il davanzale, era diverso. Era diventato giallo. Le lacrime del sole lo avevano toccato. Nel tramonto che seguì, c'è chi giurava di aver udito una voce che veniva dalle nuvole lì in alto. Un buonanotte Mimosa che sapeva di pianto. E con l'eco di quelle parole, ad accarezzarle dolcemente al volto, lei felice iniziò un nuovo viaggio.